Crotone sta facendo un campionato strepitoso e merita di essere lì, ovviamente. Questo nessuno glielo nega, ci mancherebbe. Credo che abbia un mezzo piede in Serie A assieme al Cagliari, perché il vantaggio è enorme. E certo, nel calcio può succedere di tutto, ma se gli succede quello che è successo a noi lo può perdere. E probabilmente in queste 7 partite avremmo meritato molto, ma molto, ma molto di più di quello che abbiamo raccolto. Purtroppo il calcio è anche questo. E con questo non voglio dire che non ci assumiamo le nostre responsabilità, perché se perdi evidentemente qualcosa sbagli. E abbiamo lavorato tanto anche in questa settimana su quelli che sono i nostri difetti, sempre cercando di migliorarci e di limare quelli che sono i difetti, ma tenendo ben presente quelli che sono i nostri pregi, che non ci sono mai mancati. Quindi non dobbiamo perdere di vista le nostre sicurezze, le nostre certezze, che è fatto di aggressività, di gioco, di creare opportunità da gol, e senza mai perdere di vista quelli che sono i nostri difetti, per cercare di evitare errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Giocare a Mandragora dietro per tanti motivi, uno su tutti perché ho due centrali diffidati e c'è il rischio di arrivare a Terni senza un centrale di ruolo. Questo è il motivo, se vogliamo, principale. E poi perché penso che in questo momento Mandragora possa dare qualcosina in più dal punto di vista della personalità, del palleggio, della serenità anche. Sì, Verre sta benissimo, Crescenzi ancora qualche piccolo problemino, nel senso che ha ancora un po' fastidio, soprattutto nel calciare con il piede sinistro. E credo che dovrebbe scendere in campo, ma se non ce la dovesse fare abbiamo pronto Vitturini. Il Crotone è una squadra che innanzitutto corre tanto, gioca un ottimo calcio, e però dell'antico c'ha che molto spesso marca uomo proprio a tutto campo, e questa è, se vogliamo, anche un'innovazione, nel senso che ci sono pochi allenatori che fanno questo tipo di gioco, sicuramente Gasperini, insomma lui è nato con il mister Gasperini, quindi sicuramente ha imparato molto da lui.